vi do una buona notizia, abbiamo finito con Marx. Basta. A meno che non vogliate continuare, possiamo continuare così all'infinito, ma diciamo che quello che ci interessava delineare, abbiamo delineato il materiale tutto in rete, per cui insomma chi lo vuole approfondire approfondisce. Ho sentito che qualcuno ha preso anche qualche bel voto appunto scolastico, no? Tramite i nostri seminari. No, mi è giunto in orecchio, può darsi che sia anche questo una bugia, una fandonia. Oppure anche la verità, ma chi, cioè, non importa. Allora, giusto così, giusto così. No, allora, questa, diciamo, seconda tranche di ragionamenti, seconda e ultima, insomma, no? Riguarda la problematica del bene comune, o meglio, forse sarebbe meglio dire, dei beni comuni. Per noi. Anche se il concetto di bene comune è comunque un concetto di quelli veramente pesanti sul piano filosofico e culturale, insomma, perché ha una origine, come tutti noi possiamo ben capire, molto antica, evidentemente. Diciamo che il concetto della comunanza, del bene in comune, dei beni comuni, della condivisione è sicuramente legato almeno alla nostra storia, alla nostra cultura, al cristianesimo primitivo, questo è assolutamente evidente. Non perché non ci fossero anche prima e anche in altre società, diciamo, no, in altre culture concetti di beni comuni, ma così esplicito, così, diciamo, il fatto proprio di fondare una comunità universale, basata proprio sui concetti quali eguaglianza, fratellanza, comunanza, insomma, condivisione, diciamo, e quindi in teoria contro le forme di sfruttamento, di appropriazione, diciamo, no, dei beni altrui, appunto, no, come condivisione e divisione del bene, come appunto distribuzione equa delle risorse, insomma, no. Tutto questo embrione di concetti di idee in qualche maniera è raccolto soprattutto, diciamo, come suo embrione, appunto, nel cristianesimo primitivo. Chiaramente Duccio propone anche, e questo adesso anche noi stiamo sperimentando, vediamo intanto come va questa apertura, che questa è un'apertura sui beni comuni dal mio punto di vista, o meglio dal punto di vista della soggettività storica che sotto l'egida della religione, del cristianesimo, in qualche maniera si è manifestata, non solo nel cristianesimo primitivo, ma anche poi durante tutto il corso del Medioevo, e soprattutto in una fase, diciamo, no, della seconda parte del Medioevo, quelli che chiamano basso Medioevo, dopo la distinzione scolastica, basso, alto Medioevo, ma comunque usiamolo anche noi per comodità. Meglio, dalla rinascita dopo il 1000 fino alle rivoluzioni borghesi, alle rivoluzioni industriali, insomma, 1600-1700. Cioè, questa corrente, o queste correnti, meglio, spirituali, legate molto, diciamo, ovviamente all'elemento religioso, è chiaro, teniamo presente che la Chiesa, Chiesa e Impero sono state le due istituzioni portanti, no, dentro tutto il Medioevo, che la Chiesa, da quando appunto Costantino ha fatto diventare la religione cristiana, la religione di Stato, è diventata un potere assoluto, è diventata, tra virgolette, quasi un feticcio, noi diremmo da un punto di vista marxiano, quasi un feticcio capitalistico, per cui quando noi parliamo di quei movimenti ereticali e libertari che hanno cominciato a criticare la Chiesa come istituzione, cioè noi parliamo di qualcosa che prima, diciamo, dei movimenti anticapitalisti ha criticato una forma di capitalizzazione, una forma di capitale dal nostro punto di vista, che è appunto il feticcio Chiesa denaro, potere, potenza, cioè questo è il problema, cioè la Chiesa anche oggi lo è, l'apparato della Chiesa non è solamente, è un apparato, diciamo, molo capitalistico, spiritual capitalistico, cioè nel senso che è un apparato talmente di potere, no, legato a dei beni materiali, a delle proprietà, al denaro, ai soldi, che lo fa veramente apparire come un feticcio di tipo capitalistico, cioè c'è niente da fare. Quando Marx critica il feticismo, ha in mente la critica alla religione, cioè il concetto di feticismo è effettivamente legato alla religione. Quando i giovani hegeliani criticano anche il maestro Hegel e sono anche Feuerbach, che sono anche i maestri di Marx praticamente, criticano Hegel, criticano il concetto di spirito assoluto come nuova religione
cioè Moloch che assorbe, cioè tipo sussunzione reale. Quindi cioè, noi la Chiesa, da quando è diventata istituzione sotto Costantino, ha perso il suo carattere di essere, diciamo, un movimento rivoluzionario che ha uno spessore radicato all'interno, diciamo, delle masse più o meno povere dal Medio Oriente fino all'Occidente. Ha cessato di essere la prima comunità dei cristiani, eccetera, ha cessato di essere questo, diventa una religione di Stato. In questo senso una religione proprietaria, cioè una religione di Stato con delle grandi proprietà fondiarie, con delle grandi ricchezze, insomma, con un grande accumulo di ricchezza. Per cui quando noi parliamo, come a me interessa fare, dopo Duccio so che ha intenzione di fare una cosa molto molto interessante a mio avviso, e anche se volete sul piano teorico più strutturato e più corposo, sulla differenza tra diritto romano e diritto germanico, che c'entra moltissimo con il discorso appunto dei beni comuni, c'entra tantissimo, che è quel recupero di un medioevo abbastanza sconosciuto che fanno alcuni autori tipo Mattei attualmente, per dimostrare che non, la storia poteva andare anche diversamente, e tra la distinzione pubblico e privato ci poteva stare tranquillamente un altro concetto di diritto, come diritto comune. E quindi che la polarizzazione pubblico-privato è in realtà una polarizzazione legata alla formazione degli stati nazionali e del capitalismo nascente, ma non ha nulla, assolutamente nulla di naturale. È una produzione storica di un certo tipo, e guarda caso che si erta sopra appunto spezzando, rompendo, disgregando tutte le forme di diritto comune consuetudinario che all'interno appunto delle campagne in Inghilterra o delle campagne italiane o delle campagne del centro Europa si erano formati man mano, no, attraverso questa intreccio, direi quasi più che contraddizione, tra diritto germanico e diritto romano, un intreccio che i regni romano-barbarici hanno assolutamente messo in evidenza. Quindi questa è una cosa interessante come quella che propone Duccio. Io la vedo da un punto di vista della soggettività che si è sviluppata. Allora, diciamo questo, la base ovviamente è il cristianesimo primitivo. La questione, diciamo, di quando cominciano a esprimersi, no, delle contraddizioni, è quando appunto Costantino proclama il cristianesimo religione di Stato. È chiaro che tutta una serie di filoni, o di sette, o per meglio dire di sette, sono assolutamente contrari a questo, perché appunto è diventata una religione del potere, una religione del potere che anzi soffoca, reprime, no, come tutte le religioni del potere, soffoca e reprime tutti quei movimenti autenticamente cristiani che si pongono il fatto di dover effettivamente, cioè, raggiungere gli obiettivi che il cristianesimo primitivo si proponeva, ovvero l'eguaglianza, la fratellanza, ovvero la non oppressione, ovvero una logica anti-autoritaria, perché il messaggio di Cristo originario, adesso non è che io sia un prete, però il messaggio di Cristo originario è, guardate, ha un germe libertario e anti-autoritario che non si può non riconoscere. Intanto nel Vangelo non c'è mai, due volte è citata la parola Chiesa, due volte. Sapete bene, quando si parla di Chiesa si parla di un'organizzazione di potere, è solo due volte. Quindi vuol dire che lo spirito autentico originario del cristianesimo, che era una delle tante sette, diciamo, no? Allora, non era quella di conquistare il potere, assolutamente, casomai era quella di separarsi, di destrutturare il potere esistente e di non riconoscere l'imperatore. Cioè, questa è la cosa importante, ed è per questo che il cristianesimo era così pericoloso, perché non riconosce di fatto l'imperatore, separa le due figure, quindi date a Cesare, non è da prendere, cioè si può prendere date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, si può prendere in due maniere. Una è una variante di destra, nel senso di dire, no, riconosciamo l'imperatore, ma l'altra è la variante di sinistra, cioè l'autentica passione mistica, no, con Dio è completamente separata, si separa, rompe con il discorso, diciamo, del potere dell'impero. Ed è un concetto di comunità separata, di comunità in esodo, di comunità che rompe, si autocostituisce. E questa non è cosa di poco conto. Dentro a questo, poi ovviamente passano i secoli, eccetera, noi praticamente si formano, soprattutto con il feudalesimo, con il Sacro Romano Impero, si fondano le due istituzioni, no, che reggono politicamente, culturalmente e anche sul piano proprio del dominio, reggono
tutti i secoli, diciamo, dell'età più intensa, che noi chiamiamo appunto Medioevo, e sono il papato e l'impero, sono queste le due istituzioni centrali, a pari titolo quasi, con molti contrasti, molte lotte reciproche l'una contro l'altra, ma sono le istituzioni dominanti, che significa che le proprietà, perché la proprietà delle terre, della terra, le tasse, le decime, le gabelle, no, tutto ciò che comunque serve per accumulare denaro, sono fatte da queste due istituzioni e dalle loro articolazioni territoriali. Queste sono. Cioè, non è il capitalismo, questo è chiaro, ma è l'accumulo di denaro e di ricchezza sulla proprietà fondiaria, sulle terre. Ovviamente questo rapporto di classe ha come suo presupposto il servaggio, cioè la servitù della greva. Questo è l'elemento di fondo, no? Verso il 1100-1200, queste due istituzioni cominciano a, per dire come appunto i periodi storici sono limitati e sono storicamente determinati, non è che un periodo storico sia per sempre, anche il papato impero cominciano ad entrare in crisi, in grosse contraddizioni, perché? Perché sta nascendo una classe nuova, la borghesia imprenditoriale, perché i servi della greba, i contadini, non sopportano più di essere legati alla povertà e alla miseria, allo sfruttamento della terra, se ne scappano, fuggono, quindi anche lì è un discorso di rottura, di separazione, di esodo, e vanno verso le città, hanno delle abilità, sono degli artigiani anche, perché sanno fare le scarpe, sanno fare i vestiti, sanno fare i sarti, sanno tessere, aprono dei laboratori e vanno a vivere nelle città che siano riurbanizzate, verso sempre questa epoca, no? E cioè, quindi una classe dinamica che spinge in avanti la storia, nascono forse in alcune parti nel centro Italia e in Olanda, le prime forme, forse ancora presto, ma protocapitalistiche, nel senso che si comincia appunto a elaborare quel particolare processo capitalistico che dal denaro mi porta più denaro alla fine del ciclo produttivo, sostanzialmente, che abbiamo già visto, magari con i mercanti imprenditori, cioè investono il denaro, poi alla fine prendono delle merci preziose che vendono in Europa e alla fine del ciclo hanno più denaro, e quindi è già questo un elemento di capitalismo commerciale. Comunque, insomma, si mettono in moto elementi di tipo nuovo. Questi elementi di tipo nuovo, come sempre succede nella storia, per quello che noi quando dobbiamo sempre stare abbastanza attenti a maneggiare il concetto di rivoluzione, perché, cioè, questa è una rivoluzione, questa tra il 1200 verso il 1200 c'è veramente una rivoluzione, perché c'è una nuova classe che emerge sulla scena della storia, una nuova classe egemone che comincia anche a prendersi in mano il potere politico. Tramite che cosa? E qui arriviamo a un concetto, tramite in Italia soprattutto, i comuni, tramite i comuni. I comuni si formano in Italia, Firenze, Milano, le realtà comunali come realtà autonome, politicamente autonome, autodeterminate e fondate sulla democrazia diretta, come le polis, si formano in Italia proprio verso questo periodo, no? Con l'assemblea popolare nell'agorà, nella piazza, dove si decide a maggioranza, dove si ha una testa, un voto, non ci sono delegati, non c'è la democrazia rappresentativa, nel senso che io eleggo chi mi rappresenta, no, ognuno si rappresenta dentro all'agorà, alla piazza, all'assemblea. Quella è una forma di democrazia diretta, vera, autentica, limitata ovviamente dal censo, non limitata da altri motivi che non siano quelli censitari, o meglio, è, chiamiamola così, una democrazia che noi la chiamiamo oggi della classe media, nel senso che ne sono esclusi i più poveri, chiaramente. Cioè, l'operaio e garzone di bottega è escluso. Certo che l'artigiano imprenditore della bottega è uno dei più attivi all'interno di questa composizione. Ma è un mutamento di classe, è un mutamento rivoluzionario anche nelle forme politiche. Papato e impero, le forme e istituzioni dominanti, entrano in crisi rispetto appunto alla lotta di classe. Entrano in crisi perché emerge una classe nuova, perché emerge un'egemonia nuova, un nuovo modo di produzione. Questo è il punto, un nuovo modo di produzione non fantasticato, non utopistico, ma reale, incarnato nella realtà materiale delle dinamiche sociali, delle dinamiche politiche e filanco culturali. Cioè, questo è il punto. Quindi rivoluzione è un concetto impegnativo, non è solamente la questione, del potere politico, è proprio la questione, di una innervatura, di una trasformazione radicale dell'esistente, no? E di un modo di produzione diverso. Qui ci siamo.
Intanto allora vediamo che sul piano politico dell'analisi storica, materialistica, i comuni rappresentano una realtà molto interessante. Lasciamo perdere che poi si trasformano in signorie, poi in oligarchie e signorie. Questo è un processo successivo e inevitabilmente legato allo sviluppo del capitalismo, no? E soprattutto allo sviluppo degli stati nazionali, dei primi grandi stati nazionali verso il 1300. La formazione degli stati nazionali, dei primi stati nazionali, Francia, Spagna, Inghilterra, è assolutamente legata all'accumulazione originaria capitalistica. Quindi è anche le realtà dei comuni comunali non reggono rispetto a questo, non reggono rispetto alla formazione degli stati nazionali. Solo la Repubblica di Venezia fa eccezione in questo campo, ma è una cosa interessante da vedere a parte. Allora, guarda caso, proprio quando ci sono questi stimoli nuovi, quando c'è proprio questa rivoluzione vera e propria, storica, diciamo, no? Quando si va ormai a passi velocissimi, qui c'è qualche centinaio di anni, conta poco veramente, verso il Rinascimento e poi verso anche la rivoluzione inglese, che è stata determinante per la rivoluzione industriale, no? La forma di accumulazione capitalistica vera e propria la troviamo in Inghilterra, assolutamente, no, come recinzione, inclusione e tutte queste cose che poi diremo. Ma la cosa interessante dal punto di vista della soggettività è che, guarda caso, qui si cominciano a muovere davvero dei movimenti, delle sette ereticali, va bene, che giustamente dal loro punto di vista, no, contro il potere della Chiesa, contro il lusso, contro il denaro, contro lo spreco, contro la corruzione, no, cominciano a porre con forza il problema di un ritorno appunto a un cristianesimo primitivo ed evangelico. E io dico subito una figura, Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi verso il 1100-1200 è sicuramente una figura determinante per tutti i movimenti che verranno dopo da questo punto di vista. Francesco d'Assisi è effettivamente una delle figure più importanti e carismatiche, no? Rispetto a un tipo di predicazione nomade, potremmo definirlo, cioè il nomadismo e la militanza nomade durante tutto l'arco del Medioevo e anche dopo, no? Sarà veramente una caratteristica fondamentale di tutti i grandi movimenti, anche, vedremo, non solo settari e minoritari, ma anche grandi movimenti di massa insurrezionali, le rivolte contadine, Thomas Münzer per esempio, no? Cioè, tutte questioni che noi appunto vedremo. Ecco, e nomade e, come dire, con questo concetto assolutamente anti-autoritario, cioè contro le gerarchie ecclesiastiche. Non è poco, perché si comincia ad affermare nella storia, si cominciano ad affermare dei movimenti che non solo operano una critica ideologica all'autoritarismo, diciamo, no, e alle gerarchie, ma praticano forme di vita comuni. Si appropriano, per quanto possibile, dei beni comuni e vivono in comune. E questa è la questione fondamentale. Allora, il discorso dell'azione diretta ed esemplare è proprio questo, il buon esempio. Cioè, io non posso fare una critica a un qualche cosa se io non metto in pratica questa critica, no, con l'azione diretta e facendo io per primo quello che io critico. Il concetto di buon esempio, se lo traduciamo nel nostro linguaggio, è l'azione diretta, è l'azione esemplare. È quello che io non posso non fare le cose che critico, è un discorso etico. Cioè, quindi l'etica è il senso di comunità e di comunanza e di vivere in comune, di condivisione, è il senso antigerarchico e antiautoritario, stanno fino in fondo dentro a questo tipo di ragionamento. E quindi Francesco, no? Francesco è una figura determinante. Ma l'altra figura importante, adesso chiaramente non è da approfondire, è solamente da segnalare perché pochissimi ne parlano, non ci sono dei discorsi su questo, sembrano magari a noi a volte, magari sembrano anche fin troppo legati al misticismo religioso, per cui, ma dobbiamo capire una cosa, che dietro il paravento del misticismo religioso, siccome appunto è un'epoca religiosa, ci sono delle lotte vere, ci sono delle sofferenze vere, ci sono dei contrasti veri, dei conflitti veri, armati anche, molto violenti, molto radicali, per una società più libera. Quindi, il misticismo, chiaro che a noi fa schifo, non siamo dei mistici naturalmente, però dobbiamo contestualizzarlo e vederlo legato a un'epoca in cui tutto è religioso, in cui tutti i segni, in cui la semantica, i simboli sono religiosi. Per cui dentro a questo
dentro a questo discorso del linguaggio religioso, no? E noi chiamiamo questi media che sono tutti sussunti dentro la religiosità, è chiaro che la critica, diciamo, dal basso della religiosità stessa, anche in nome, diciamo così, dell'illuminazione mistica, che poi non è altro che il simbolo di un mondo diverso, insomma, anche utopico, no? Lo slancio anche utopico di questo, non possono altro che acquistare che un carattere rivoluzionario, assolutamente rivoluzionario. Per cui dobbiamo sempre imparare a contestualizzare, diciamo, le questioni. E a suo modo, Francesco d'Assisi è un rivoluzionario, a suo modo, sicuramente. Dentro l'altra figura, diciamo, di sempre di questo periodo interessante è Gioacchino da Fiore, cioè quindi Francesco d'Assisi e Gioacchino, vediamo perché sono interessanti, anche per l'influenza che hanno avuto successivamente in tantissimi movimenti, molta più di quanto noi ne pensiamo, no? Ecco, Gioacchino da Fiore, anche qua l'obiettivo cos'è? La corruzione, contro la corruzione e contro il denaro, sostanzialmente. Notate bene, questa questione del denaro ritorna molte volte nella storia. Un piccolo accenno, magari ritorneremo la prossima volta quando Lucio farà questa questione, no? Aristotele diceva che fare denaro per il denaro è un male. Il denaro è puramente e semplicemente uno strumento. In nome anche di quello che sono il bene comune, che è il bene di tutti. Cioè, quindi il problema di fare denaro per il denaro, il capitalismo, insomma, è un male proprio per questo. Può essere giustamente uno strumento per vivere bene, e questo è assolutamente tollerato e giusto, no? Se uno vive bene non è un male questo, ma è un male fare denaro per denaro. Parentesi, San Tommaso riprenderà d'Aquino, riprenderà questo nel Medioevo, cioè il grande teologo medievale, riprenderà questo concetto di sommo bene e del discorso, diciamo, crematistico di Aristotele, che è appunto questa questione del non fare denaro con denaro. Per cui ecco, è un inciso per dire che c'è uno spessore storico. Guardate, Marx conosceva Aristotele alla perfezione, cioè nel senso che anche qui si capisce l'aggancio profondo anche di un marxismo, diciamo, visto noi in maniera superficiale, ma diciamo uno spessore e profondità filosofica. Cioè, Marx conosceva perfettamente Aristotele e ne era affascinato. Comunque, ecco, Gioacchino da Fiore, ecco, allora, Gioacchino da Fiore e Francesco, punti di riferimento per chi? Per il primo grande, uno dei primi grandi, diciamo così, movimenti armati, no, che eretici, verso il 1300, questo dei Fra Dolcino, dei Dolciniani, Fra Dolcino, verso il 1300, no, siamo verso il 1300, cominciano a organizzarsi in comunità molto estese, molto ramificate, e queste comunità si ritirano non nella Valsusa ma nella Valsesia, fatalità, cioè, no, allora, creano una grandissima comunità di dolciniani nella Valsesia, una comunità resistente, armata, che, come dire, si oppone appunto alla Chiesa Cattolica Ufficiale, Romana, al Papato, alle loro truppe ovviamente, e resiste per molto molto moltissimo tempo, no? E sono i dolciniani hanno degli agganci, la roccaforte è la Valsesia, anche perché c'è il mito Valsesia in Piemonte, sempre in Piemonte, è una delle valli dei piemontesi, sempre là, e anche c'è proprio una mitologia biblica sulla potenza della montagna, no? La montagna è il simbolo biblico, proprio il simbolo biblico della resistenza e del riscatto, insomma, no, della liberazione, per cui insomma anche qua c'è questo parallelo abbastanza strano. Il Piemonte e le valli del Piemonte, cioè, hanno una tradizione dai dolciniani fino ad arrivare alla resistenza, una tradizione di interiore, proprio interiorizzata, di resistenza contro il potere, assolutamente. Sono state le prime valli liberate durante il nazifascismo dei partigiani locali, cioè, sono le valli dei Valdesi, sono le valli dei Dolciniani, insomma, delle eresie anche più radicali. Quindi è una cosa strana, ma è così. Da tenere presente che, a differenza di quello che può sembrare, cioè, i Dolciniani, di Fra Dolcino, non erano un movimento pauperistico. Cioè, era un movimento fatto da intellettuali anche delle grandi città. L'aristocrazia fiorentina dava finanziamenti a loro, cioè i nobili fiorentini davano finanziamenti a loro contro il papato, insomma, praticamente, no, per dire, intellettuali delle città del nord, avevano ramificazioni in rete, in centro Italia, in Toscana, cioè in Lombardia,
soprattutto nel centro-nord. Quindi non era un movimento, ce ne saranno anche di eretici, diciamo, radicali, pauperistici, ma questo non era per niente un movimento pauperistico, è un movimento che aveva un suo spessore anche proprio intellettuale, di cioè, persone anche facoltose, che sceglievano la strada, tra virgolette, di quella che per loro era la rivoluzione, che noi sappiamo, insomma, noi intendiamo in maniera diversa, che era appunto questa fondazione di una comunità nuova, dove si condividono i beni e dove non c'è la proprietà, dove non c'è la proprietà privata, sostanzialmente, dove si abolisce la proprietà privata. Questo è l'elemento, uno degli elementi di fondo. Saranno assolutamente distrutti, sgominati dalle truppe papaline. No, 1300 tra il 200 e il 300, insomma, ecco, verso il 300. Comunque, diciamo che sono sconfitti, e Fravolcino naturalmente viene preso, torturato, ucciso, insomma, teniamo presente che c'è una spietatezza, diciamo, di repressione micidiale, insomma, ecco, non è, cioè, nel senso che non si andava per sottile. Praticamente Dolcino viene ucciso in maniera barbarissima e i dolciniani vengono distrutti praticamente dalle truppe papalline, no? Però, e questo anche per segnalare come le correnti spirituali, anche politiche, no, diciamo così, sono come un fiume carsico, nel senso che sotterraneamente si diffondono anche al di là della visibilità, no, reale. Si diffondono e tornano fuori periodicamente, no? Come in realtà non fossero mai cessate, e noi questo l'abbiamo visto anche con la storia del marxismo, per esempio, no? Come anche quando sembrava che le rivoluzioni fossero fallite, nel 68, per esempio, di nuovo ritorna fuori il filo rosso che lega il desiderio e il bisogno di liberazione, per esempio, no? E così via. Ma questo è un filo che, diciamo così, sotterraneamente scorre sempre e comunque, è appunto un fiume carsico. Perché? Perché dico questo? Perché tutti questi elementi, no, cioè dai francescani ai dolciniani, no, vanno a confluire in un movimento, questo sì, vastissimo, e che dura, pensate voi, cioè, queste sono un po' di sorprese anche per me, insomma, ma è molto interessante, dura da circa 5-6 secoli, dal 1200, dal 1300 fino al 17 secolo, no? Ed è il movimento dei fratelli del libero spirito. Cioè, e uno dice, cos'è sta? Vedete, anche le terminologie non sono quelle nostre, ma appunto anche per questo affascinante, cioè, hanno un sapore di premoderno che è molto affascinante, invece di chiamarsi Lega dei Comunisti, eccetera, si chiamano fratelli del libero spirito, poi si chiamano, che ne so, dolciniani, vedete, si chiamano Taboriti della città di del Monte Tabor, Ussiti, cioè, fino ad arrivare ai quaqueri, sono tutte quante forme della stessa, cioè sono tutte quante delle diramazioni della stessa essenza, sempre antigerarchica, anti-autoritaria, contro l'autoritarismo, l'autorità della Chiesa, e soprattutto su questo ragionamento chiamiamolo così, pre-comunistico, sull'abolizione della proprietà privata. Ma non solo, con delle punte avanzatissime anche per quanto riguarda l'amore libero, per quanto riguarda, diciamo, le comunità libere, gli uomini liberi, di cui moltissimi esperimenti su questo campo sono stati fatti e tentati. Quindi questo movimento, questa Fratelli del Libero Spirito, no, si sviluppa, notate bene, anche dal punto di vista geopolitico, no, topologico, è abbastanza interessante, perché movimento vasto, la Francia del Nord, Belgio, Olanda, Germania settentrionale, Boemia, Spagna, Italia centrale, no, dalla metà del XII secolo fino a tutto il XVI secolo, con qualche influenza forse anche nel 1700, rispetto per esempio alle correnti libertine del 1700, no? Per cui Giacomo Casanova era un libertino, per dire, no? Proprio seguace di questa corrente fortemente legata, cioè non era, cioè, quel bastardo infame che viene rappresentato dall'iconografia, no? No, era proprio un libertino militante, nel senso che proprio cioè, i libertini erano una corrente preilluministica, diciamo, no? Che già criticava molto duramente il potere del re, eccetera, insomma, per la libertà assoluta, insomma, per tutta una serie di cose di questo genere. Per cui hanno sotterraneamente tutto ciò scorre lungo i secoli.
ma non nella stessa forma, sia chiaro, e assume forme diverse, insomma, influenze diverse, a volte esplode in movimenti di rivolta contadini enormi, altre volte diciamo in movimenti più intellettuali, ma comunque sempre radicali, no, che criticano l'ordine di cose esistente, sempre in un periodo che noi non sospetteremo, assolutamente ricco di spinte di questo tipo, che ovviamente la storia dei vincitori copre assolutamente, non fa venire alla luce. Ho trovato questo testo, Eresie libertarie, e bello, perché ricostruisce proprio storicamente questo mondo settario, di sette, no? Di gruppi, di comunità, va bene? Che hanno avuto più peso di quanto noi effettivamente possiamo sospettare, sempre su concetti cardine, anti-autoritari, libertari, contro il potere, per l'affermazione della comunità e dei beni comuni, per l'espropriazione dei beni fondiari della Chiesa e la distribuzione delle terre ai contadini, cose di non poco conto. E noi vedremo dopo una cosa molto bella, secondo me, però più avanti, su questo. Ecco, questo movimento, allora, la curiosità, diciamo, e poi vabbè, ecco, per dire una... Allora, cioè, le beghine è un termine, cioè anche qua, no? Uno dice, ma chi sono queste beghine? Ecco, l'ho scoperto anch'io, mi sembrava quasi una roba, uno dice una beghina, quasi offensiva. No, le beghine sono un movimento femminile, veramente questo è incredibile, sempre attorno al 1200-1300, un movimento femminile, cioè un movimento di donne. Le donne ovviamente avevano delle difficoltà enormi, perché o i mariti venivano ammazzati, o i compagni venivano ammazzati di guerra, per cui rimanevano vedove, non trovavano posto facilmente nei monasteri, non venivano accolte, no? Diciamo, erano ovviamente una condizione ancora peggiore che gli uomini, questo è ovvio, insomma, non si sa. Però si sono create, anche qua, non solo diciamo in maniera pauperistica, ma donne di città, donne anche provenienti dalle file della nobiltà, eccetera, delle associazioni femminili, comunità di donne, che hanno cominciato a sostenersi da sole e autosostenersi e a fare dell'assistenza pubblica, assistenza agli ammalati o di vaiolo o di peste o quant'altro, e comunità vere e proprie, di solidarietà reciproca, di mutuo soccorso, di mutua assistenza, ancora nel 1200-1300. Cioè, i corrispondenti erano i begardi, invece, i corrispondenti uomini erano... i begardi. Allora, questo, e sono tutti legati a questa, i fratelli del libero spirito, no? La massima teorica dei fratelli del libero spirito è questo testo che si chiama Lo specchio delle anime semplici, ed è di Margherita Poiretè, una donna, no? Poi anche ovviamente considerata eretica e messa a rogo, ma Margherita Poiretè, che era una nobile, tra l'altro, socratica, che era praticamente a capo del movimento delle beghine, ed era il punto di riferimento teorico, è stato per lungo tempo il punto di riferimento teorico dei fratelli del libero spirito, lungo i secoli, perché ovviamente il libro è stato bruciato, messo a rogo, tutto quanto, no? In fondo rivendicava la libertà e la pienezza della libertà dei desideri, dei bisogni, in chiave anti-ecclesiastica sostanzialmente. Questa era un po' una delle cose fondamentali di questo testo, che dava fastidio praticamente, no? Ecco. Per cui, cioè, e clandestinamente questo testo è stato riprodotto per secoli, ed è un testo di quei testi proprio satanici, che la Chiesa considererebbe satanico, no? Testo satanico, come, ecco, proibito, sarebbe il famoso testo proibito, ecco, Lo specchio delle anime semplici. Cioè, per cui anche qua cose veramente straordinarie, cioè comunità di donne che si autodeterminano nel cuore del Medioevo, cioè, quindi vedete, ecco, anche qua, ecco, poi dentro sempre a questi filoni, diciamo, andiamo, diciamo così, via veloci, no? Verso il 1400 abbiamo in Boemia, verso il 1400 abbiamo in Boemia una John Hus è un teologo. John Hus è un teologo, no? Anche lui comincia ovviamente a
critica la Chiesa, l'apparato ecclesiastico, si mescola con la questione nazionale della dell'indipendenza boema rispetto alla Germania, bene, ne viene fuori una cosa pazzesca, cioè un movimento rivoluzionario enorme, di massa, che praticamente comprendeva tutte le classi sociali e che conquista moltissime città della Boemia. Le componenti, diciamo, più radicali di questo movimento teorizzavano le libere comunità adamitiche, cioè nel senso delle libere, e anzi praticavano le libere comunità adamitiche, sarebbero state un ritorno alla natura, alla naturalità, no, dell'uomo, una specie proprio veramente di comunismo primitivo, eccetera, e lo praticavano. Una cosa, diciamo, veramente spaventosa per quei tempi, no? Veramente ultra rivoluzionaria, no? Gli ussiti, questi sono gli ussiti. Gli ussiti di Hus, e sono quelli che nei testi storici, i famosi autori della defenestrazione di Praga, cioè nel senso che a un certo punto l'esercito di ussiti armato, cioè si parla di milizie armate, milizie rivoluzionarie armate, insomma, no, non di pacifici, cioè voglio dire, non è che perché sono cristiani sono pacifisti, cioè, anzi, sono proprio armati e praticano questa forma, diciamo, brutale, vanno a Praga, prendono i principi e la nobiltà corrotta che sia con la Chiesa che con i tedeschi, eccetera, li prendono, li buttano giù dalle finestre, no? Praticamente li uccidono, così, la defenestrazione di Praga, credo che sia uno di quei desideri che nel nostro inconscio collettivo sicuramente cova, diciamo, ormai da tempo, no? Capito? Però, sì, fanno vedere la finestra, esatto, appunto, no? Ecco, per cui, diciamo, ecco, anche gli ussiti hanno sempre questo principio base fondamentale, che è questo, e soprattutto la loro componente di, noi chiameremo di sinistra estremista, i taboriti, no? Particolarmente sanguinari, peraltro, cioè tipo polpottiani, particolarmente sanguinari, i taboriti sono la componente più radicale, no? Di questo, e proprio fanno un ragionamento contro, esplicito ormai, esplicito, vedete, ci avviciniamo man mano ai concetti del più, un po' dell'anarchismo, del comunismo marziano, insomma, no, ma più più sull'anarchico, concetti proprio di distruzione di ogni forma di potere, di Stato, e di fondazione di una comunità assolutamente libera da ogni, e con l'abolizione della proprietà privata. Questo è l'elemento di fondo. Quindi l'elemento che sotterraneamente scorre e che arriverà poi appunto a far sì che anche Engels e Marx, quando studieranno, diciamo, le forme precapitalistiche, diranno ci sono stati forme e movimenti. Engels è un grande estimatore di Thomas Müntzer, anzi, un po' tirandolo per i capelli, lo faceva quasi un anticipatore, diciamo, delle teorie comuniste rivoluzionarie. Sì, non è proprio così, però insomma Engels ha dedicato molte pagine, dopo arriveremo anche a lui, a Thomas Müntzer, no? Sicuramente, perché appunto per questo ragionamento sulla proprietà privata, su questo ragionamento di un movimento di massa armato rivoluzionario che combatte il potere per abolire la proprietà privata e per ridistribuire le terre, i beni comuni sostanzialmente. Questo è l'elemento, diciamo, interessante. Arriviamo appunto a cavallo, diciamo, della riforma protestante, no? Poi ci sono anche altre varie correnti settarie, ce ne sono tante, tantissime. Hanno tutte nomi un po' particolari, affascinanti anche, perché a me piacerebbe molto che noi ci chiamassimo fratelli del libero spirito, perché sarei molto affascinato da questa idea qua, e che la comunità ribelle e rivoluzionaria oggi che vuole costruire un altro mondo si chiamasse così. Cioè, sarei molto più contento che le denominazioni classiche, no, su questa cosa qua. Quindi è un po' un premoderno, che potrebbe essere anche un postmoderno, cioè molto interessante, sarebbe bello secondo me, no? Ecco, per cui No, perché è vero poi in fondo, cioè il problema è quando noi abbiamo cominciato a usare terminologie come fratelli, dentro di noi è chiaro che qualcosa di questo c'è, ovvio, no, chiaramente comunità evangeliche, non chiaramente la religione non c'è più, chiaramente siamo appunto materialisti, però c'è questa spinta, diciamo, psico-emotivo e passionale a un ragionamento su, sicuramente, contro il dio denaro, sicuramente, che è un dio spietato e crudele, che è il dio della modernità. Sicuramente contro la corruzione, perché, cioè,
questo è una cosa che ci disgusta tutti, cioè, e la corruzione è non un epifenomeno, è un sistema di governo, un sistema di potere, è questo, è il capitalismo moderno, è questo, non c'è niente da fare, come allora era la Chiesa l'emblema al massimo dell'evoluzione. No. Questo discorso del senso di comunità e di riappropriazione dei beni comuni, cioè, c'è tutto un po' dentro a questo tipo di filone libertario, anarchico, e io direi anarco-comunista, e forse anche comunista nelle parti migliori del comunismo, sono quelle libertarie, non sicuramente quelle staliniane di Stato, non sicuramente il comunismo e il socialismo di Stato, di cui la Cina è l'esempio massimo, no, nel senso che non è che noi vogliamo una società cinese, spero, no, appunto, è meglio la nostra, francamente, almeno, ecco, per cui il comunismo di Stato, il socialismo di Stato non ha nulla a che fare con tutto questi, con tutte queste forme ereticali, diciamo così, che sono scorse nella storia fino alle teorie anarchiche, fino a Tolstoi, no, che per quanto noi non l'amiamo tantissimo, ma Tolstoi è stato un grande dal suo punto di vista, come Bakunin, come i grandi anarchici sono stati dei rivoluzionari, noi non possiamo adesso dire come, ovviamente, la corrente libertaria del marxismo, di cui io sostengo che anche Marx era partecipe, cioè nel senso che non vedo un Marx stalinista, Marx era un libertario fondamentalmente, sul piano teorico, sul piano della costruzione dell'organizzazione forse un po' meno, ma d'altra parte che si faceva? O facevi un'organizzazione oppure facevi ogni tanto qualche insurrezione come gli anarchici di qua e di là, che assolutamente, completamente perdenti, sempre perdenti, anzi, o i mazziniani, che facevi cose sempre continuamente perdenti, perché c'è la logica dell'avanguardia, dell'esemplarità, no, ma è tutto qua, però sul piano teorico Marx è un libertario assolutamente, cioè è per la liberazione, è per l'appropriazione di tutto da parte di tutti, l'appropriazione di tutto da parte di tutti. Per il godimento di tutto da parte di tutti, quindi non può essere un stalinista di Stato, un comunista di Stato, assolutamente, o uno statalista, non lo è. Comunque, secondo me, poi qualcuno dice anche di sì, però. Ecco, allora arriviamo alla riforma protestante. Allora, la riforma protestante, Martin Lutero, non ha fatto altro, in qualche maniera, che tessere, riprendere tutte queste filiere che, bene o male, si sono accumulate, diciamo, sotterraneamente underground nella storia, diciamo così, del basso medioevo, dal 1200 fino al 1500, no? Fino al 1500. E Thomas Müntzer, che non era un contadino, era anzi un teologo e un intellettuale di quelli con grande spessore culturale, no? Era diventato nella prima fase il braccio destro di Martin Lutero. Il suo braccio destro, cioè un grande, grande organizzatore, grande divulgatore, no? Quindi è il concetto di militanza moderno, nasce anche qua, cioè il militante nomade che va in giro, cioè i predicatori, vabbè, il militante nomade che va in giro, diciamo, a creare consenso e a convincere la gente, nasce dentro a questo tipo di correnti, insomma, e anche nel luteranesimo fu così praticamente, no? Ecco. Solo che poi Martin Lutero tradisce completamente la causa a cui Müntzer credeva, e con lui migliaia, migliaia e migliaia di contadini poveri, no? I quali avevano visto nel protestantesimo un punto di riferimento radicale per il loro riscatto, la loro liberazione contro i signori, contro gli allora padroni, gli allora i signori della terra, i feudatari, i nobili, i proprietari fondiari, i grandi proprietari di terre. Martin Lutero li tradisce completamente e li abbandona e si allea con i principi tedeschi, sostanzialmente, contro i contadini. Thomas Müntzer a questo punto radicalizza e crea un vero e proprio esercito, un esercito contadino, diciamo, numerosissimo, molto numeroso, però, ai noi, dotato di pochi strumenti, diciamo così, efficaci sul piano militare. Lui però guida la più grande rivolta contadina della storia, si parla, adesso non so le cifre, però insomma sicuramente 15-20 mila contadini armati, no, che per un periodo di tempo danno parecchio filo da torcere in nome appunto di questo ragionamento molto, a quel punto molto chiaro, sull'abolizione della proprietà privata della terra e sulla riappropriazione della terra come appunto bene comune sostanzialmente. Ecco. Thomas vengono annientati, vengono distrutti assolutamente, perché appunto non ce la fanno sul piano militare a reggere alla potenza, diciamo, degli eserciti messi in campo.
dai principi, no, ovviamente, eserciti mercenari peraltro, no, quindi professionisti, professionali, e questa è un'esperienza che finisce tragicamente, con 5.000 morti, con Münster, anche lui, cioè, inenarrabile, insomma, quando lo prendono, insomma, torturano, ecco, seviziano, fanno tutti i colori. Ecco, per cui, anche qua, noi abbiamo appunto questa questione, no? Ci avviamo verso la fine di questa carrellata, che è necessariamente sintetica e breve, ma per dimostrare che c'è anche una, cioè, ci sono anche altre, no, non dico un'altra storia, ma ci sono anche altre storie. Cioè, non è che la storia sia unica, non c'è una sola storia. Quello che noi, il monismo storico è quanto di più reazionario esista, cioè il fatto di non aprire la storia e farla fruttare per tutte quante le differenziazioni che al suo interno si sono determinate, e su questo sono grandi Deleuze, Guattari su questo, perché in questo senso, metodologicamente, e Foucault, Deleuze, Guattari, perché l'essere storico, qualsiasi forma di essere, no, non è, va aperto nelle sue differenziazioni, o come diceva Heidegger, o un'interpretazione heideggeriana, diciamo, interessante, nel gioco delle sue interpretazioni, ma va liberato, perché sennò altrimenti ti viene restituita l'immagine della storia, che viene ossificata, irrigidita, e ti viene posta in maniera assolutamente monistica, come non potesse altro che essere che così. Non perché la storia si fa dopo, ma perché poteva farsi anche diversamente, e quindi i mille fili diversi che potevano intrecciarsi, anche oggi si determinano. Cioè, anche oggi si possono determinare fili diversi che fanno andare le cose in maniera diversa. Cioè, quindi non, è sempre aperto, voglio dire, è sempre aperto la possibilità, la chance della libertà e della liberazione. È qualcosa che è sempre vissuto, che è sempre aperto. Il sogno del comunismo è quello che l'umanità ha sempre saputo di possedere, così diceva Marx. Marx diceva una frase bellissima, che era questa. Il sogno del comunismo è quel sogno che l'umanità ha sempre saputo di aver da sempre posseduto. Quindi noi, cioè, il problema di riaprire la storia, no, e di vederne le sue diverse potenzialità, virtualità, e anche, cioè, quello del virtuale è una non è solo il virtuale contrapposto al logico, al materiale, il virtuale è una logica, cioè, è anche una logica, come insegna il pensiero storico, è anche una logica, cioè ci possono essere filoni, embrioni virtuali, anche nella storia. Se poteva andare diversamente, come dice giustamente Duccio, poteva anche non esserci, come dire, una evoluzione dello Stato nazionale, cioè un'evoluzione del feudalesimo territorializzato in Stato nazionale, poteva anche non esserci, se non ci fosse stato lo Stato nazionale, probabilmente non ci sarebbero stati neanche i processi di recinzione, cioè di privatizzazione da una parte, di pubblicizzazione dall'altra, che sono due facce della stessa medaglia sostanzialmente, storicamente, poteva esserci un diritto comune, consuetudinario, anche scritto, insomma, no, però diciamo radicato nelle abitudini delle genti e dei popoli, va bene, che metteva in comune, a disposizione in comune, tutto ciò che veniva prodotto in comune, cioè poteva evolversi anche in questa direzione. Chiaramente non è questo un ritorno reazionario cioè alla riscoperta e alla celebrazione del Medioevo e alle virtù del Medioevo, ci mancherebbe. Ricordiamoci alle riserve della greba, ricordiamoci condizioni bestiali di sfruttamento, per carità, ricordiamo situazioni di miseria, di povertà, di malattie, di morte, cioè, quindi di tutto e di più. Ma astraendo, diciamo così, no, da tutto ciò, c'è un qualche cosa che sicuramente ci suggerisce, che ha delle potenzialità di suggerirci alcuni percorsi anche oggi, da cui noi possiamo trarre frutto. Cosa significa oggi creare un nuovo diritto comune? È possibile? E cosa sono i beni comuni? Quali sono? Come si può definire un bene come bene comune? O tutti i beni sono beni comuni? Qual è la fonte dei beni? Qualche risposta ce l'abbiamo, certo, per noi la produzione sociale, quindi praticamente tutto ciò che viene prodotto dalla comunità umana cooperante è comune a tutti, chiaro. Però è ovvio che questo discorso va ulteriormente articolato anche in istituzioni precise, in procedure amministrative, in atti, perché no, anche di governo, ma non questo governo, chiaramente, di un governo costituente,
dal basso, di democrazia diretta, di gestione del territorio, cioè di protagonismo diretto da parte di tutti. Insomma, sono cose attualissime queste qua, no? Attualissime. Arriviamo appunto a quelli che si avvicinano forse, secondo me, più a noi da questo punto di vista, no? Da questo punto di vista. Siamo nel 1600, no? In Inghilterra. Gli Stuart hanno preso il potere, abbiamo Carlo I Stuart. C'è questa grande rivolta, diciamo borghese, no, contro il re, contro il sovrano, guidata da Oliver Cromwell e i suoi Ironside, che sono i cavalieri delle teste rotonde praticamente, e soprattutto la fondazione da parte di Cromwell del New Model Army, dell'esercito di nuovo modello. Vedremo perché è importante questo, no? Quindi è un vero e proprio esercito rivoluzionario che combatte il re per abolire privilegi feudali, per abbattere la monarchia e per mettere al posto della monarchia una forma di democrazia popolare. Riescono. Quando riescono a prendere il potere e decapitano per la prima volta nella storia moderna, c'è il taglio della testa di un re, Carlo I Stuart, prima di Luigi XVI, no? Come atto politico, come atto esemplare, non come atto di vendetta, come atto proprio scientificamente politico, i re fanno questa fine, questo è il messaggio preciso, no? E così anche Luigi XVI, cioè, fu ghigliottinato da Robespierre, non perché ci vendichiamo del re, perché sennò altrimenti avrebbe dato in pasto al popolo che l'avrebbe lapidato, ma era un atto diverso, non era un atto di vendetta, è un atto neanche di giustizia, è un atto puramente politico, cioè di messaggio politico. Ad ogni sovrano succederà questo, no? Punto. Ecco. Quando Oliver Cromwell prende il potere, già siamo in una fase abbastanza avanzata, diciamo, del processo di accumulazione originaria capitalistica, no? Perché già Elisabetta prima aveva cominciato ad accumulare un sacco di denaro, anche con le rapine, appunto, mandando avanti i suoi fedelissimi Francis Drake, i propri pirati, e rubavano di tutto. Ecco, esatto. Corsari, sì, esatto, corsari, e andavano in giro per i mari a rubare tutto quello irrubabile possibile, lo portavano alla regina, per cui la corte d'Inghilterra era ricchissima, con questo potevano finanziare, diventava appunto uno stato finanziere di grossa portata, e quindi tutti la gentry, cioè la nuova classe, diciamo, delle campagne, eccetera, cominciava ad appropriarsi di quelli che erano appunto i beni comuni, recintandoli, cioè le terre del pascolo comune, dei beni comuni, recintandoli per allevare le pecore, e quindi mettendo alla fame migliaia di contadini poveri. Perché le pecore? Perché davano la lana e c'era la prima industria tessile che stava appunto sorgendo. Questo era il punto fondamentale. Con gli Stuart c'è già questo processo. Bene, Oliver Cromwell prende il potere e diventa un dittatore spietato. A proposito dei rovesciamenti della storia, che cioè chi è più rivoluzionario prima, quando prende il potere diventa peggio di quello che era prima praticamente, per cui questo continuo rovesciamento sulla dinamica del potere deve farci riflettere. Perché? Perché non basta prendere il potere, cioè ovviamente bisogna cambiare i rapporti sociali, cioè. Oliver Cromwell è il primo esempio, prima di Lenin, prima della rivoluzione bolscevica, prima dei giacobini, prima di tutti quelli che hanno preso il potere, poi a quando sono andati al potere hanno fatto i repressori violenti di tutte. Cromwell ha fatto la stessa cosa, sia contro la destra che contro la sinistra, cioè questa destra e sinistra. Allora, qual era la sinistra del New Model Army, la sinistra dell'esercito del nuovo modello, cioè militanti rivoluzionari armati, i diggers, cioè i levelers e i diggers. Levelers sono stati costituiti, fondati con una parte di questi cromwelliani della prima ora, no? Che a un certo punto si sono ribellati anche contro Oliver Cromwell, da John Lisburn si chiama, no? E i diggers da Gerard Westaley. Allora, i levelers, diciamo così, in qualche maniera, come potremmo dire, erano un po' più chiacchieroni, parolai, insomma, no? I diggers no. I diggers, appunto, sull'esempio francescano, c'era l'azione diretta.
Quindi cominciarono a occupare delle terre, cominciato in 30, cioè 30 con tutti i proprietari contro eccetera, a man mano il movimento dei diggers, che vuol dire appunto zappatori, si è allargato. Tenete presente che non era un movimento di contadini, attenzione, è un movimento urbano, ha cominciato ad allargarsi e sono stati tra i primi a lottare, a battersi per distruggere le recinzioni. Cioè, i diggers hanno cominciato a praticare direttamente l'obiettivo, che era quello appunto di, avevano capito che le recinzioni erano questo, che era la nuova forma di privatizzazione di proprietà privata, di appropriazione privata, e che bisognava direttamente cercare di abbattere le recinzioni. Anche loro ovviamente sono stati sconfitti, è chiaro, in questa lotta, in questa battaglia, insomma, no, però rimane la loro testimonianza, per cui Leveless e Diggers proprio cominciano a fare un ragionamento molto chiaro e molto preciso su una società futura che deve essere libera dallo sfruttamento del lavoro salariato. Attenzione, cioè cominciano per la prima volta a parlare di lavoro salariato, siamo nel 600, verso il 700, di abolizione della proprietà privata, di redistribuzione delle terre, va bene, e dei diritti uguali per tutti, uomini e donne, di parità di diritti. Quindi un programma politico, diciamo, quasi socialista, potremmo dire, insomma, no? Per cui molto antesignani rispetto a quello che sarà dopo. Finisco dicendo che poi poi ce ne saranno altre, tutta questa corrente, chiamiamola così, puritana inglese, no? Perché questi sono i puritani inglesi praticamente. Puritani inglesi, in Inghilterra la Chiesa era anglicana, quindi molto intrecciata con la Chiesa cattolica. Questi sono puritani inglesi, non calvinisti, perché cioè, i puritani calvinisti invece sono tutt'altra cosa. I puritani calvinisti sono motore di capitalismo, nel senso che proprio l'etica calvinista ti dice: devi arricchirti, devi lavorare come un matto, devi arricchirti, e solo così puoi sperare di essere in quell'elite che si salverà, predestinata dal Signore prima. Per cui tu non sei neanche garantito, cioè qualsiasi cosa tu faccia, non sai. Però ha detto: devi fare, perché solo così potresti forse pensare di essere tra quel gruppo piccolissimo di eletti che si salverà dopo. Messaggio terrificante, ma l'etica calvinista è proprio questo, è lo spirito del capitalismo puro e duro degli inizi. L'altro versante invece dei protestanti, che saranno repressi dal secondo Carlo, Carlo II Stuart, no? Che dopo la morte di Oliver Cromwell sarà, come sempre, quando la rivoluzione fallisce, c'è sempre il termidoro, una controrivoluzione, ritornano i sovrani, no? La gente dice: meglio il sovrano piuttosto che questo dittatore sanguinario. Pensiamo a noi cosa può essere, come dopo la rivoluzione francese è stato Napoleone Bonaparte, cioè stessa cosa, termidoro, no? La rivoluzione. Carlo II Stuart ritorna, c'è la famosa Glorious Revolution, che tutti celebrano, come che non è più una rivoluzione popolare dal basso, diventa una monarchia costituzionale con ossatura di potere dall'alto, non più un potere costituente ma un potere costituito, quindi Parlamento che limita i poteri del sovrano, punto, e lo slancio fortissimo al capitalismo, e quindi al denaro come meta di tutto il processo storico, economico, eccetera. I protestanti, i puritani inglesi di matrice, diciamo, Leveless, di matrice Diggers, eccetera, sono assolutamente perseguitati, vanno in carcere, repressi, eccetera, no? Movimenti repressi, e tanti di loro vanno verso il Nuovo Mondo, verso gli Stati Uniti. Ecco, verso gli Stati Uniti, un grande esodo, e sono i Quaqueri. I Quaqueri, fondati da George Fox, si chiama, no? Sono proprio questo, sono gli eredi dei puritani inglesi rivoluzionari che vanno negli Stati Uniti e cominciano a fondare le prime colonie, la Pennsylvania, eccetera, eccetera. E la matrice quaquera e puritana dei padri fondatori degli Stati Uniti e la grande rivoluzione, diciamo, americana, si sentono gli elementi puritani e quaqueri assolutamente. Quando nella Costituzione americana si dice che il fine dello Stato è la felicità di tutti e non, diciamo, l'arricchimento privato, cioè si dice è fissato nei termini, è per sempre nella storia una grande rivoluzione con dei padri fondatori che avevano l'etica protestante rivoluzionaria, non quella capitalistica fino in fondo, anche loro chiaramente sono
Cioè, ma è un capitalismo diverso, perché è un capitalismo, quello americano delle origini, che si basa molto sulle town, sulle città, e quindi su una democrazia di base che sicuramente nel capitalismo, diciamo così, occidentale, dove c'è la centralizzazione dello Stato-nazione, non c'è, mentre in America c'è subito immediatamente il concetto di federalismo, assolutamente il concetto di federalismo. Anzi, in Thomas Jefferson, grande rivoluzionario da questo punto di vista, c'è proprio il concetto di township, cioè neanche di federazione tra stati, ma di federazione tra città e entità locali praticamente. Questa è la visione di Jefferson, che è stata corretta poi da Madison con un discorso di grande stato federale. Esatto. Ogni 25 anni, quindi della rotazione dei poteri, veramente diciamo la Costituzione americana ha preso il meglio di questo tipo, no, di tradizione. Peccato che dopo, come sempre, si è trasformato, questo è stato fatto a spese dello sterminio dei locali, cioè dei Pelerossi, e diventando una potenza imperiale, imperialistica, chiaro. Però a livello di Costituzione sicuramente c'è molto di tutto questo spirito, diciamo così, in qualche maniera innovatore, protestante, puritano, positivo, però che ha attraversato un po', vedete, da San Francesco d'Assisi e gli Stati Uniti d'America. Buon basta, dai.